Eccoci qui sul tetto di Venezia per il nostro Hot Corner, da dove seguiremo la mostra. Siamo qui con Andrea Segre, che ha una responsabilità, Andrea, molto grande, insomma, fare la preapertura di una mostra che passerà la storia comunque vada. Responsabilità che condivido con tutto il pubblico che ha voglia di venire questa sera e nei prossimi giorni nelle sale, perché credo che abbiamo la responsabilità in questa mostra tutti insieme di cogliere l'invito che la direzione e la presidenza della Biennale fanno, cioè quello di ritornare nelle sale, cioè di portare il cinema lì dove deve essere e dove non può non essere, perché altrimenti manca sia un pezzo per noi autori che facciamo i film per le sale, sia un pezzo per gli spettatori che devono poter e possono vedere i film insieme. Quindi io ne sono onorato e emozionato di poter partecipare a questa responsabilità, ma credo che possiamo prendercela tutti insieme. Sì, hai ragione. Infatti questo è anche uno dei motivi per cui Molecole, dopo il passaggio qui, sarà subito in sala il 3 settembre, e anche un motivo per fare una riflessione, insomma, che la Mostra di Venezia sia anche la ripartenza, insomma, che anche Molecole sia il primo passo in una ripartenza. Sei ottimista o pessimista a questo punto di vista? Io sono molto ottimista perché penso che andare al cinema non sia una opzione sostituibile. Certamente poter vedere i film in altri modi è un'altra possibilità, ma andare al cinema è un'altra attività, è un'altra azione che fa parte di quei bisogni della vita che non sono legati alla quantità ma alla qualità, no? Cioè non quanti film vedo, non quanto spendo, ma ciò di cui ho bisogno perché dentro sento Assolutamente, qualcosa, no? la famosa esperienza, no? L'esperienza è proprio il bisogno profondo di vivere qualcosa che ti dà un senso alla vita, che forse è anche un po' il tema di Molecole in qualche modo, no? Cioè Esatto, perché infatti io Molecole volevo. racconta la Venezia del lockdown, racconta mio padre, eccetera, però soprattutto si interroga su qual è il senso della vita in cui sai che la vita è molto, nel momento in cui sai che la vita è molto fragile, è molto legata ad un'esistenza temporanea. Durante il lockdown tutti è diventato, Sì. come dire, palese ciò che già sappiamo di noi stessi, e allora ti chiedi in quei Che siamo momenti. finiti, no? Che prima o poi È quella cosa così, lì. e allora in quei momenti lì, quando hai a che fare con questo limite, no? Con questa chiarezza del tuo limite, allora ti chiedi che cosa sono le cose importanti, no? Cioè allora Assolutamente. che cosa posso fare, visto che intanto impedirlo non posso, Esatto. no? E credo che durante il lockdown in tanti abbiamo vissuto, no? Questo rapporto con la chiarezza di questo limite, no? Ecco, credo che il cinema sia una di quelle cose che danno senso a quel limite, no? Cioè, se una di quelle esperienze, questa cosa di potersi immedesimare in storie di altri, emozionare in qualcosa che non è tuo ma diventa tuo, sentire che le persone a fianco a te si emozionano con te, no? Che ridono, piangono, stanno in silenzio, sono quelle cose che non hanno appunto una monetarizzazione o una quantificazione, ma hanno qualcosa che ha a che fare con la qualità dell'esistenza. Siccome il cinema ha a che fare con la qualità dell'esistenza, io penso che l'essere umano non abbia voglia di eliminarlo. Senti, raccontaci la genesi di Molecole, che è appunto, è proprio figlia del lockdown, perché tu vieni a Venezia e rimani bloccato a Venezia fondamentalmente, no? Sì, io stavo a Venezia perché stavo lavorando, e infatti sto ancora lavorando a due progetti, uno di teatro, diciamo sperimentale, teatro cinema per lo Stabile del Veneto, e uno di lungometraggio per un film che girerò prossimamente, per Iole Film e Rai Cinema. E dovevo preparare queste cose, dovevo girare alcune cose, stavo studiando queste cose, ed era fine febbraio, e lentamente prima hanno chiuso il carnevale, poi hanno chiuso le chiese, i musei, le scuole, i turisti hanno iniziato ad andarsene, hanno iniziato ovviamente poi a chiudere i bar, quindi se ne sono andati anche i lavoratori del turismo, e Venezia, se togli i turisti e i lavoratori del turismo, si rimane in pochi purtroppo. E quindi prima la città ha iniziato a svuotarsi. E poi ho iniziato a capire che stava per succedere qualcosa di veramente epocale, come tutti, no? Cioè, finché non è successo non lo sapevamo che Esatto, stava no, per no, anzi, succedere. si poteva pensare, ma non a quel livello. E mi sono semplicemente detto, va, fermati qua. Ho chiamato la mia compagna, mia figlia più piccola, ho detto perché non riuscite a venire anche voi, mi hanno raggiunto, e sono rimasto qua per un mese e mezzo.
dentro a questa che è stata prima di tutto un'esperienza di vita che poi mi ha consegnato, diciamo, questo film in qualche modo, che ho capito di aver girato dopo che l'ho girato, no? Quando sono tornato a casa a Roma e ho riguardato le immagini, ho riguardato ciò che avevo vissuto, ciò che proprio si vedeva nelle immagini che avevo respirato senza quasi pensare che cosa stavo respirando, perché quando stai in mezzo al canale della Giudecca vuoto per la prima volta in millenni di storia, non è che ti chiedi adesso come concettualizzo questa cosa, come la racconto, no? Stai lì, c'è la camera e racconti e vivi. Sì. E quindi poi torni a casa, guardi e quello che ho guardato mi ha fatto nascere tutta una serie di pensieri e riflessioni personali e meno personali, e poi è nato Molecole. La sua Molecole che al 3 settembre andrà al cinema, e per la ripartenza futura secondo te il pubblico riuscirà pian piano a superare questa sindrome, perché adesso questa sindrome da mascherina, da lockdown, da assembramento, cioè ci sarà un momento in cui ci dimentichiamo che è successo, oppure la cicatrice rimane, perché poi rimangono? Cioè, io mi auguro che non ci si dimentichi mai delle ferite che aiutano a capire delle cose. Mi auguro che ovviamente queste ferite si rimarginino e che la vita si cominci. Però se non impariamo qualcosa da quello che è successo, oltre al fatto che è più facile che si riaprano le ferite, abbiamo anche perso un'occasione, no? Allora io credo che il cinema, a differenza di altri media, no, con cui a volte si intreccia, a volte dialoga, abbia la possibilità di un tempo e di uno spazio più lenti, no? E più capaci di aiutare una sedimentazione sia di senso che di memoria, no? Perché aiuta a stare a pensare, a rivivere delle cose. Ci sono tanti eventi storici che ricordiamo grazie a dei film, no? I film collaborano a quella memoria, no? E al senso di quella memoria. E io non so, per far capire com'era il mondo quando non poteva neanche immaginarlo, a mia figlia grande ho fatto vedere La Grande Guerra e lei è rimasta completamente sconvolta, no? E tante altre cose, no? Dell'esperienza umana. Sono delle fotografie umana. Di un momento, assolutamente. Quindi tra 50 anni possiamo dire che qualcuno guarderà Molecole e capirà com'era Venezia. Molecole o gli altri film, certo, che raccontano questa storia, però credo che appunto sedimentare questa memoria e dare un senso a questa memoria per superare le ferite sia uno dei compiti del cinema può avere. Perfetto, allora noi andremo a vedere Molecole dal 3 settembre per apertura questa sera, e grazie mille per essere stato qui. Grazie a voi.